Piano strategico 2025-2027. Perché abbiamo scelto questo tema per introdurre la giornata di oggi? Il piano strategico 25-27 darà, come dire, il segno agli ultimi 3 anni di Horizon Europe. Quindi è il tema per noi centrale per prepararci al meglio agli ultimi 3 anni. Cos'è innanzitutto il piano strategico? È un documento pluriennale che fissa in Horizon Europe priorità di investimento, orientamenti di ricerca e innovazione in un periodo quadriennale. La immagine che vediamo alla destra dà, diciamo, un segno e rende bene l'idea. Noi abbiamo Horizon Europe, il programma quadro, abbiamo il piano strategico 21-24, che è quello attualmente in corso, avremo il piano strategico 25-27 e poi, appunto, come livello successivo, i programmi di lavoro che conosciamo e che hanno solitamente cadenza biennale. Il primo piano strategico, come ho detto ora, ha coperto gli anni 21-24, il secondo, di cui parleremo e accenderemo qualcosa in questa breve sessione, coprirà gli anni dal 25 al 27. Io vi ricordo che è possibile fare domande, avremo 5-10 minuti per le domande alla fine di questa sessione su Slido, e quindi potete andare a già farle durante la pre-brief con l'hashtag aprecon su slido.com. Questa è dire, come il piano strategico viene elaborato. È ovviamente un processo guidato dalla Commissione, dove però sono gli Stati membri avere voce in capitolo, ce l'hanno attraverso quello che chiamiamo comitato di programma strategico, ma anche, appunto, come dire, non sono solamente gli Stati membri poi a entrare in questo processo, perché gli stakeholder, le parti interessate attraverso dei processi di consultazione hanno anche loro la possibilità di dire la propria. Piano strategico che, insieme alle priorità, agli investimenti di ricerca e innovazione, include anche i partenariati europei nelle tipologie coprogrammate e cofinanziate e le missioni specifiche. E poi, appunto, questo documento, diciamo così, elaborato, passa ai comitati di programma tematici per l'elaborazione dei programmi di lavoro. Non è un processo conosciuto nel dettaglio anche dagli addetti ai lavori, sono, diciamo, una buona metà che conosce poco o non conosce per nulla questo processo. È un processo importante perché è da questo, ovviamente, come abbiamo già accennato, che dipendono priorità di ricerca e innovazione in un periodo quadriennale. Quindi è anche un processo attraverso cui l'Unione Europea va a specificare quelle che sono aree di interesse, aree di investimento per i propri investimenti di ricerca e innovazione. E quindi anche, come dire, un dettaglio importante rispetto, e una specifica importante su dove mettere i soldi di Horizon Europe rispetto a quelle che sono le priorità politiche principali dell'Unione Europea. Quali sono, appunto, queste priorità? Questa è una domanda che è stata fatta nella consultazione, ormai è passato un anno dalla consultazione che ha animato l'elaborazione del piano strategico, consultazione aperta a organizzazioni, ma anche a semplici cittadini. Sicuramente un anno fa le priorità principali erano ancora cambiamento climatico, in gran parte, che figura sempre come la priorità fondamentale, e fornitura energetica. Questa è sicuramente una priorità importante sempre, ma comunque accentuata dallo sviluppo anche della vicenda guerra Russia-Ucraina. Andiamo ora a vedere un po' le tempistiche. Il piano strategico, appunto, coprirà gli anni dal 25 al 27. È in queste settimane che si sta elaborando e, appunto, in cui c'è uno sviluppo di contenuti e di bozze successive. Abbiamo avuto insomma, una prima versione prima dell'estate, una seconda versione a ottobre, una terza che verrà elaborata in queste settimane e verrà discussa
al comitato di programma di dicembre. Quello che diciamo in questa sessione è quello che sappiamo al momento, ovviamente non diamo certezze su quello che poi sarà il piano strategico finale che verrà adottato, direi, a marzo del 2024, però appunto con le informazioni che abbiamo le rendiamo disponibili al pubblico. La struttura del documento è simile a quella del piano strategico 21-24, che potete trovare online, ovviamente è un documento pubblico, non cambia granché. Abbiamo una prima parte incentrata sugli orientamenti chiave e sulle priorità principali di ricerca e innovazione, un'analisi del contesto, una specifica e un approfondimento sulle relazioni tra i cluster, e poi avremo la parte dedicata ai partenariati e alle missioni e una serie di aspetti specifici che vengono raccolti e che hanno un'importanza nella definizione dei bandi, equilibrio tra ricerca e innovazione, appunto tra TRL più base e TRL più vicini al mercato, aspetti trasversali, e questi aspetti poi fanno da introduzione a quelli che sono gli allegati al piano strategico, che poi vanno ad analizzare gli impatti attesi all'interno di ogni cluster e le complementarietà e le sinergie tra gli stessi cluster. Le premesse, insomma, sono quelle che conosciamo, sono premesse che derivano dal contesto politico e di politiche europee. Ovviamente un contesto geopolitico di relazioni internazionali non particolarmente stabile, guerra in Ucraina, ora abbiamo anche altre vicende geopolitiche importanti, sempre ai confini dell'Unione Europea, un cambiamento climatico che accelera, e poi una serie di obiettivi di bilancio che sono fissati a monte, fissati da testi legislativi o da successivi impegni che l'Unione Europea ha preso. 35% del bilancio di Horizon Europe per il contrasto al cambiamento climatico, 13 miliardi di euro sui 7 anni per le tecnologie digitali, investimenti per la biodiversità, un 10% fissato come obiettivo nel 25-27, e poi anche iniziative politiche che potrebbero avere un qualche impatto sul piano strategico 25-27, come l'iniziativa per il biotech e il biomanufatturiero. E ovviamente questo, insomma, si inserisce anche in un supporto alle politiche di ricerca e innovazione, come l'agenda politica per lo spazio europeo della ricerca 25-27 e la nuova agenda per l'innovazione. Questo, diciamo, è il contesto politico. Questo risulta, almeno nella versione che abbiamo potuto visionare noi, in orientamenti strategici chiave che cambiano leggermente, cambiano significativamente rispetto al primo piano strategico. Il 21-24 ne avevamo 4, che erano magari non completamente percepibili e non completamente legati alle dimensioni delle politiche europee. Stavolta dovremmo passare a 3 orientamenti chiave, di cui 2 identificano subito la doppia transizione. Primo orientamento chiave, la transizione verde; secondo orientamento chiave, la transizione digitale; e un terzo orientamento strategico che racchiude, diciamo, le dimensioni complementari a queste due transizioni, quindi una Europa democratica, inclusiva, resiliente. Come si traducono questi orientamenti chiave negli impatti attesi? La cosa che, diciamo, significativa che cambia in questo piano strategico rispetto a quello precedente è la scomparsa delle aree di impatto, quindi questo elemento intermedio tra orientamenti strategici chiave e impatti attesi. Gli impatti attesi non dovrebbero subire grosse modifiche, direi, rimangono i 32 impatti attesi che abbiamo avuto nel piano strategico 21-24. Perché sono importanti questi impatti attesi? Ora, senza andare a elencare nello specifico lungo i 6 cluster, perché si traducono poi all'interno dei programmi di lavoro nelle famose destinazioni, nelle destination dei programmi di lavoro, che sono, come sapete bene, i gruppi di topic e di call che hanno appunto lo stesso impatto e che quindi, diciamo, rimandano agli stessi obiettivi o obiettivi simili di policy. Anche qui, appunto, insomma, vi lasciamo le slide che saranno disponibili poi sul sito di APRE
dopo la conferenza, e qui vedrete elencati appunto i 32 impatti attesi lungo i 6 cluster. Altre cose nuove rispetto al piano strategico precedente, sicuramente un concetto di autonomia strategica che è più pervasivo e non viene catalogato in uno degli orientamenti strategici chiave, ma diciamo è un concetto che anche per le sue conseguenze sulla scelta di tecnologie, delle cosiddette tecnologie critiche, in parte collegata alla strategia di cooperazione internazionale, alla strategia di sicurezza economica, avrà quindi diciamo una sua pervasività al di là dei singoli orientamenti. Un rafforzamento delle sinergie con anche i pilastri 1, 3 e la parte widening e era, questo diciamo, come sappiamo, l'abbiamo visto anche adesso, il piano strategico si concentra per lo più sul secondo pilastro. C'è un tentativo, direi una intenzione della Commissione però, di andare a considerare le altre parti di Horizon Europe in maniera forte, anche per garantire che, come dire, le complementarietà vengano, si traducano poi nel documento. Abbiamo detto appunto priorità, orientamenti, diciamo è un, come dire, Horizon Europe anche negli ultimi 3 anni continuerà a garantire una copertura dei settori scientifici e tecnologici, che è la più ampia possibile, direi, fatta eccezione appunto delle applicazioni militari, che sono escluse, ma insomma abbiamo visto che i 6 cluster rimangono quelli, sono stabiliti dal testo legislativo e le priorità garantiscono una copertura ampia. C'è sicuramente qualcosa di specifico che possiamo andare a individuare, prendendo ad esempio le missioni e i partenariati. Innanzitutto le missioni. La Commissione ha operato una valutazione delle missioni a prima dell'estate. Questa valutazione, nonostante appunto lo strumento è nuovo e diciamo gli elementi, probabilmente le evidenze statistiche, ma anche le evidenze dai proponenti e dai beneficiari non sono ancora complete, la valutazione della Commissione è sostanzialmente positiva. Per i 3 anni finali di Horizon Europe, quello che viene proposto è un innalzamento del budget dal 10 all'11% del secondo pilastro e, cosa, come dire, questo equivale più o meno a 3 miliardi per il periodo 24-27, quindi includendo anche il 2024 in questa valutazione. La cosa nuova appunto che diciamo sappiamo a livello di titolo, ma conosciamo ancora meno a livello di dettagli, è sicuramente l'introduzione, il lancio di una sesta missione, una missione su un European Bauhaus, e la Commissione ha avviato questo percorso a settembre attraverso appunto una selezione degli esperti che dovranno andare a costituire il board che poi darà delle indicazioni per la definizione della missione specifica, dei suoi obiettivi, del suo piano di implementazione. Però ecco, è una proposta, diciamo, che ancora deve maturare. Gli stati membri, sicuramente alcuni in particolare, hanno dei dubbi sullo strumento missione applicato al European Bauhaus, però ecco, è sicuramente una forte priorità, in particolare della Commissione von der Leyen e della Presidente stessa, e vedremo appunto se questa sesta missione verrà confermata e quindi inclusa nel piano strategico 25-27. L'altra, direi, una grande importanza riveste questo processo. L'altra novità importante sono sicuramente le nuove partnership. La Commissione ne ha proposte 10, il documento è pubblico e quindi è visionabile sul sito della Commissione Europea, della DG Ricerca e Innovazione. Abbiamo qui appunto catalogato anche queste 10 proposte della Commissione in queste settimane in discussione nel Comitato Strategico e quindi anche oggetto di input e di attenzione da parte degli Stati membri. In blu vedete la tipologia cofinanziata, quelle che la Commissione ha proposto come partnership cofinanziate, in rosso quelle che la Commissione ha proposto come partnership programmate. Partnership cofinanziate, dove quindi la mano è pubblica, le priorità degli Stati membri sono
particolarmente importanti nella definizione delle priorità di ricerca e innovazione, il partenariato coprogrammato ha una forte componente privata e quindi anche le priorità di ricerca sono più indirizzate dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo ricerca, dal mondo universitario, meno dagli stessi stati membri, quindi meno influenzati dalle politiche nazionali. Noi vi lasciamo appunto una lista di queste partnership proposte dalla Commissione. Questa lista è importante perché secondo noi ci restituisce meglio degli orientamenti che sono, come avete visto, molto generali, una lista di priorità che la Commissione vuole portare avanti in ricerca e innovazione nell'ultimo triennio di Horizon Europe. Abbiamo appunto e lo vediamo, insomma, materiali innovativi, materie prime critiche, patrimonio culturale, spazio, tessile, solare, mondi virtuali, metaverso. C'è una nomenclatura di argomenti e di priorità che è molto legata a quelle che sono le macro politiche europee in questo periodo. E non dimentichiamo anche il peso a livello di budget, di dotazione finanziaria che i partenariati rivestono in Horizon Europe. Sono appunto, alla fine, nei 7 anni, arriveremo a quasi il 50% del secondo pilastro. Nel documento, appunto, che è un documento pubblico che raccoglie le proposte della Commissione, vediamo nel dettaglio le 10 schede per i partenariati. Sono schede che, appunto, molto utili per chi vuole impegnarsi già da ora nel partenariato, sia a livello, appunto, di ingresso in un'eventuale associazione che per preparare poi i propri team di ricerca ai bandi che verranno lanciati dal 2025. È una scheda che ha dentro di sé una breve descrizione, le direzioni generali della commissione coinvolte, il contesto di policy, i legami con i partenariati in corso e le altre iniziative della commissione, quindi è sicuramente utile leggerla con attenzione e quindi studiarsi gli eventuali rimandi. Chiudiamo con le tempistiche. Sono importanti. Abbiamo detto che il piano strategico dal 2005 al 2027 verrà pubblicato e adottato a marzo del 2024. Che succede poi con i programmi di lavoro? L'ultimo programma di lavoro, diciamo, del piano strategico attuale è già pubblico in grandissima parte, quello che copre gli anni 23 e 24, verrà aggiornato, subirà un piccolo aggiornamento a gennaio-febbraio di quest'anno, anche perché, insomma, mancano, come sapete bene, i bandi per il programma di lavoro sulle missioni per il 24. Poi, passando al 25, la novità importante è che il 25 avrà un programma di lavoro annuale, quindi avremo i bandi solamente per il 2025 che verranno pubblicati in ritardo, tra virgolette, rispetto alle tempistiche a cui siamo abituati, perché i bandi del 2025 usciranno solamente pubblici, direi, tra febbraio e marzo del 25, quindi avremo, abbiamo quasi un anno di tempo prima di vedere i bandi pubblicati. Qual è il motivo di questo, che noi chiamiamo ritardo, rispetto alle tempistiche a cui siamo abituati? È il cambio che ci sarà al vertice delle istituzioni europee, con una nuova commissione che entra, che quindi vorrà, se potrà, se vorrà, appunto, introdurre delle priorità anche fin dal 2025. Dopo l'eccezione, appunto, del programma di lavoro annuale in ritardo, torniamo alla norma, e quindi nel 26-27 avremo un programma di lavoro, i bandi a cadenza biennale e con tempistiche, classiche, quindi con una pubblicazione attesa alla fine del 25. Il programma di lavoro annuale, ci torniamo nei dettagli, ma insomma del 2025 verrà preparato per lo più nella seconda metà del prossimo anno, e quindi, appunto, dovremo aspettare però l'inizio del 2025 per avere i bandi pubblicati. Ovviamente, insomma, questo sarà importante per non solamente per il 2025, ma per l'ultimo triennio di Horizon Europe, vedere e monitorare l'evoluzione politica che ci sarà
al vertice della Commissione europea, una nuova commissione, un nuovo, una nuova commissaria. Questo sicuramente lo continueremo a fare attraverso i canali informativi e formativi di Apre. Abbiamo qualche minuto per le domande, ma insomma mi dicono che in questo momento non sono arrivate domande su Slido, raccolgo il cenno. E noi, appunto, come dicevo, continueremo a informare attraverso i nostri canali sul percorso, quindi che condurrà all'adozione del piano strategico 25-27. Ci sarà modo, appunto, attraverso i contenuti Apre di conoscerlo, analizzarlo e poi, appunto, informare e formare la comunità italiana di ricerca e innovazione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo avuto, appunto, una condensata in pochi minuti quello che sappiamo al momento sul piano strategico 25-27. Lasciamo ora lo spazio alla pre-dialogue sulle agenzie esecutive in Horizon Europe e quindi passeremo la parola al direttore di Apre, Marco Falsetti, che lo modererà. Grazie a tutti.